Questa è la Roma, torna anche nel 2022, dovevamo parlare magari di una grande Roma, dovevamo parlare di una Roma normale, cioè alti e bassi come qualsiasi squadra, invece parliamo di una Roma che è misteriosa, è la squadra del mistero, potrebbe diventare una telenovela, chissà. La mettiamo un attimo in chiave ironica con un pizzico di sarcasmo, perché ancora davanti agli occhi abbiamo le scene di Roma-Juventus e io non riesco ancora a trovare, vabbè che sono vecchio rimbambito magari, non riesco a trovare una spiegazione logica sull'Arachiri che ha fatto la Roma, dove che aveva dominato la Juventus in tutto e per tutto, perché ne scrivono i giornali sportivi. E in 20-24 minuti, 9 minuti c'è stata la baraonda più totale. Poi ti sbagli pure il rigore perché colui che deve calciare il rigore pensa di calciarlo in un altro modo diverso dal modo in cui lo ha sempre calciato. Vabbè, ci sta tutto. Buon pomeriggio e ben risentito e buon anno a Stefano Mazzoli. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti quanti voi e buongiorno. Allora, Stefano Mazzoli che è uno degli alfieri su Facebook di RDA. La Roma si ama, non si discute. Quindi, se volete, per entrare in quel gruppo basta iscriversi. Stefano, cosa bisogna fare? No, basta iscriversi e rispondere alle domande che vi fanno per l'iscrizione. Oh, le domande, siamo a scuola, Stefano? Che sono semplici, no, sono Sì, per semplici. carità. Se ami o no la Roma, cose Poi così. sai che c'è, una volta iscritto, se uno non si comporta secondo certe regole, come entrato così riesce, non è quello un problema, no? Non è che ci stanno i regolamenti, basta essere educati e avere rispetto per il proprio opinione. Allora, abbiamo un attimo una prefazione, ma l'educazione e il rispetto, pure che i pensieri sulla Roma sono diversi o diametralmente opposti, perché ogni tanto manca? Troppo spesso, forse. Ma perché purtroppo io penso che siamo un po' condizionati da quello che dicono i giornali, le radio, io starei molto attento a seguire loro. Non sono i portavoce loro, ma siamo noi stessi i portavoce delle nostre idee Sì, e è della nostra vero. opinione. Però, vedi, prendiamo gli esempi diretti, me e te, noi vediamo di tutto, leggiamo di tutto, perché chiaramente poi addentrandoci in questo mondo devi essere informato. Poi alla fine però tu hai le tue idee come Stefano Mazzoli, io ho le mie come Roberto De Angelis. Non certo Certo. andiamo a prendere Radio X o TV Y e facciamo nostre le idee magari del conduttore o della conduttrice radiofonica o televisiva. Abbiamo le nostre idee, magari sbagliate, forse sì, forse no. Però andiamo avanti con i nostri pensieri. È possibile che è così difficile? Perché, ripeto, secondo me sono troppo condizionati dai giornali, quindi non riescono ad avere una propria opinione. Cioè, se Mourinho dice A, loro pensano B, C, D, E. Se dice A è A, può essere B, C, Oh, ti D, E. dico che sulla chat si sta imperversando su Mourinho e non riesco a capire il perché, sia a favore che a sfavore. Perché, allora, partiamo con la prima domanda. Ai ai ai, signor Stefano, la 1, la 2, la 3? La 3, decido io. Ma la maggiore responsabilità della disfatta contro la Juventus non è che ce l'ha Mourinho, ce l'hanno i giocatori che stavano in campo o mi sbaglio io? Ma mica Mourinho ti dice di fare una scivolata fatta male, Bravo. mica Mourinho ti dice di star Allora, io concentrato. vorrei comprendere come giocatori professionisti, perché non sono dei dilettanti che giocano in Serie A, si smarriscono così, perché così a volte si smarrisce la squadra dell'oratorio, ma sono bambini di 11, 12 anni, 9 anni, ci sta che magari pensano di aver vinto e poi succede l'irreparabile. Certamente, faccio un esempio forse piccolo ma importante. Quando la Roma ha subito il gol di Locatelli, Ibanez ha sbagliato una cosa, cioè ha fatto rimettere la palla in fallo laterale alla Juventus, cioè uno sbaglio un po' da principiante per un giocatore di Serie A con una settantina di partite in Serie A. Quindi io penso che i giocatori devono stare concentrati 95 minuti, 96, quanto dura una partita. Poi se può perdere, se può vincere, se può pareggiare, ma non avere 7 minuti di pura follia, diciamo così, follia calcistica poi. Anche perché fino al 68esimo, se non vado La Roma errato. fino al 70, al 70esimo, la Roma ha giocato abbastanza bene,
concentrata, Sì, ma era superiore a corta. quella Juventus, era di molto Ma la Roma è superiore. ancora superiore per me alla Juventus. Non è perché abbiamo perso la partita, la Roma è superiore alla Juventus. Oh, poi E è la Roma chiaro si che deve quelli rendere sono. conto che è una squadra, se si Però rende poi è conto. chiaro che quelli sono mestieranti, furbi, quelli della Juventus. Oh, gli hai concesso sta grazia, l'hanno sfruttata. Mi sembra Mi hai logico, no? concesso un po' di libertà che non dovevi concedere. Guarda, io faccio mia una cosa che ha detto Virgilio Virgi: se Sì. la Roma in panchina ci avesse avuto Bonacina e Piacentini, la Roma la partita l'avrebbe portata a casa. Perché Penso proprio di sì. Però. ci mette Bonacina e Piacentini, un'intruppata, una scivolata, un fallo No, tecnico. Bonacina e Piacentini erano due muri. Erano due al centrocampo che si facevano sentire, ma non perché si chiamano Bonacina e Piacentini, però è così. No, erano anche di sostanza oltre che di una certa caratura, magari non eccezionale, ma erano presenti sul Però campo. non sto dicendo che Piacentini e Bonacina, con tutto il rispetto che ho per loro, sarebbero tutti i titolari della Roma, ma non No, panchina. quello no, 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 Tanta assolutamente. roba, tanta roba, tanta Allora, roba. quindi rimane misterioso sto fatto che questi si sono smarriti in 10 minuti. E noi abbiamo preso 3 gol, è fuori Sì, discussione. E sì. quindi ritengo, dal mio punto di vista, dal mio pensiero, che i maggiori responsabili di questa assurda sconfitta contro la Juventus siano proprio loro, i giocatori. Ma i giocatori stessi, mica, cioè, io faccio anche mia un'altra frase che ha detto Mourinho. Non è possibile, i giocatori non è che Mourinho deve seguire i giocatori, sono i giocatori stessi che devono seguire Mourinho, se no non si va da nessuna parte. Domanda, ma non lo seguono, nel senso hanno Lo seguono. assimilato quello che dice Mourinho o ancora c'è qualche difficoltà? C'è qualche difficoltà a livello caratteriale, però piano piano però lo seguono, io sono sicuro che lo seguono, perché se no non si va da nessuna parte. La Roma non può ogni anno, ripeto, ogni anno cambia tecnico. Non è comprensibile, non è possibile. Quindi se non ci riesce Mourinho, non ci riesce nessuno. Gina da Corcolle, un saluto al grande Stefano Mazzoli. Però voglio fare Grazie. un appunto a lui e io te lo Prego. ripeto perché poi è tranquillo, educato, per cui si può dire. Non era Mazzoli che ci aveva assicurato che Majoral non sarebbe partito? Oddio, le No, io registrazioni io non ce ho le ho mai assicurato tutte. questo. Mazzoli aveva detto che Majoral faceva parte della rosa e doveva stare alla volontà del mister che era Mourinho. Se non ricordo male, era questo il pensiero, no? Sì. Quando io ti dissi ma perché non lo fa giocare, perché non lo fa giocare, e tu mi dicesti guarda, la rosa è composta di 5 attaccanti, ma Majoral deve dare il suo quando verrà chiamato. Questo io ricordo. Ma che tu hai dato assicurazione che Majoral sarebbe Ma rimasto io a non do Roma? Beh, assicurazioni di niente, purtroppo. anche perché non sei l'agente di Majoral, oltretutto, no? Anche perché Majorale, io ripeto, e te l'ho detto anche a te, non è della Roma, è del Real Madrid. Che Quindi siccome vuole vedere se questo giocatore vale o non vale, giustamente. Real Madrid e Roma si sono messi d'accordo. Deve giocare, il ragazzo deve giocare da un'altra parte, penso col Getafe se non vado errato, Sì, giocherà insieme a molto di Villa. più. Io Però penso di alla sì. gente è rimasta impressa la situazione precedente dei 17 gol. Cioè un tizio che ti fa 17 gol non può essere scartato così. Ecco dove sta il punto. Ma perché non può essere scartato? Scusatemi, io non ho capito. Se Perché un Majoral non tizio si che ti fa 17 gol non è scarso. allena, ma non, se non si allena bene, no? E c'è un allenatore come Mourinho e vuole più impegno, non è che un gol di tacco mi fa vedere Majoral in maniera differente. Non è quello. Oh, altra grande delusione per Calafiori. Per Calafiori ci sono tutti i commenti negativi, nel senso che il ragazzo poteva stare qui e dare il suo contributo quando sarebbe stato chiamato in causa. Ma Calafiori, io ricordo che c'ha una soglia del dolore molto, molto bassa. Oh, e magari Gioca nel. 70 minuti, 80 minuti, poi si mette paura, non gioca più. Non tutto rispetto, perché quello per me è un blocco psicologico, non è un blocco Vabbè, fisico. dopo pure i gravi infortuni che ha avuto, insomma, sfido Certamente, per l'amor di chiunque. Dio, per l'amor di Dio. Magari nel Genoa riuscirà a trovare quella continuità per cui magari potrebbe tornare da noi, perché se non vado errato, Calafiori è in prestito. Ricordo che sta in prestito con la Fiori. Però potrebbe essere la sua,
la sua svolta. la sua rampa di lancio. Esatto, perché nel Genoa penso che ormai, siccome Cricito gioca centrale, non fa più il terzino, la fascia di terzino sinistro è sua, insomma. Il ruolo di terzino sinistro del nuovo Genoa è proprio il suo, non ci Spero che piove. Calafiori faccia bene, spero che Calafiori capisca che è un giocatore di Serie A, non può giocare 80 minuti e 80 Diciamo minuti e poi che si mette va al panca. Genoa per farsi le ossa e da lì vedremo la reale sostanza di Calafiori, no? Certamente. Oh, Majoral ha salutato i tifosi con una bella lettera. Io non l'attendevo questa, non me lo sarei mai No, veramente Villa è immaginato. restato. Villar, chiedo scusa, Villar. Dice che porterà un ottimo ricordo nel cuore e nella mente dei, soprattutto anche di noi tifosi della Roma, e anche qui ci sono mugugni perché noi il regista ce l'avevamo, però se a Mourinho uno che tiene un po' troppo il pallone e a volte gioca su se stesso, parliamoci chiaro, non piace, non possiamo tenerci un tipo di giocatore che poi non è utile alla causa a questo Io punto. penso che Villar è un giocatore alla spagnola. Noi abbiamo le prime partite di Villar, io mi ricordo benissimo, l'abbiamo subito etichettato come il nuovo Iniesta. Sì, Iniesta è e una cosa, via era Villar è un'altra. un'altra. Quindi anche su questo do anche la colpa a noi che l'abbiamo troppo enfatizzato e l'abbiamo sopravvalutato. Invece se il giocatore stava con i piedi per terra, stava meno sul web e rendeva di più in campo, era meglio. Sì, forse sì, forse sì. E poi, perché qui mi scrive Raffaele, vedrete che al Getafe farà la differenza. Io sono contento per Villar, Ma io sono perché comunque. contento, ma sta sempre in prestito, eh? Eh sì, ma oltretutto è una persona molto, un ragazzo molto simpatico, però non è che tu vai avanti perché i giocatori ti sono simpatici, vai avanti con i giocatori che sono idonei. I due nuovi arrivati sono due colossi, cioè due, insomma, due maciste, oltre che bravi, sono molto piazzati. Midland Nice l'abbiamo visto domenica contro la Juventus, per me ha fatto una buona partita, poi È peccato che ha dovuto giocare in difesa perché se ci fosse stato a centrocampo, forse chissà, eh. la Roma giocherà sempre col 4-2-3-1 come ha cominciato a giocare Però Mourinho. un conto che a centrocampo hai due mastinacci anziché due gracilini. Poi ci sono anche altre situazioni, per carità. Certo. Qui vogliono sapere chi partirà fra Veretout e Cristante. Non Non parte nessuno dei due al penso che momento. rimangano alla fine, no? Veramente la Roma sta cercando di piazzare, almeno da quello che leggo, Diawara. Oh, a proposito invece di nuovi arrivi, si parla di un certo difensore che si chiama Esteban, se non vado errato, o portoghese o argentino, Estevez. Estevez. Addirittura si riparla di Senesi, che io Magari. sinceramente non conosco come qualità. Cioè l'ho sentito nominare, ma non so se è un bravo giocatore, medio, sufficiente, A me ottimo. già che è argentino mi piace. Sì, per carità, però anche mi dicono che Gutiérrez era argentino una volta. Anche Samuel era argentino. Solo che Samuel ci fece la differenza. È che non lo sappiamo, no? Oddio, io sai che c'è? Io rivorrei, guarda, ti dico subito, i doppioni di Zago e Aldair lì al centro della difesa, insieme con Non l'inglese sarebbe una è un forza. altro tipo di calcio, questo è un altro tipo di calcio, è molto più Oh. veloce, meno tecnico. A proposito di centro della difesa, scrive Antonio che ci saluta e ci augura buon anno. Sì, si può fare Antonio anche ora oggi, tranquillamente. Smalling e Mancini come coppia centrale. Smalling con Kumbulla con Ibañez non vanno, non per Smalling, ma perché gli altri due non sono all'altezza. Ma Che ne pensi? intanto perché Ibanez ha sbagliato due partite, ma prima che sbagliava queste due partite ha fatto una serie di partite consecutive molto importanti. Certamente, gli errori si devono fare, bisogna stare concentrati. È vero, ma alla fine con Mancini Smalling rende di più e rende di più pure Mancini, chiaramente. Ma si compensano, sono due giocatori che sono molto forti fisicamente, forti di testa, si compensa. Oh, deluso da questa Roma fino a oggi, oppure te l'aspettavi così, oppure sta al di sotto di quello che ti aspettavi? No, ma aspettavo così. Così mediocre, cioè Non è non mediocre, mediocre, non è aspetta. mediocre, la Roma non è mediocre. Perché allora intanto restituisci 6 punti,
Perché mettiamo il caso che quelle sviste Però noi non arbitrali non ti contiamo, pareggi, stavamo a 38, non a noi non 32. contiamo, noi non, noi non contiamo delle cose che non è mediocre e che ci abbiamo avuto anche delle, diciamo, Disavventure? disavventure, ecco, disavventure arbitrali un po' particolari. Sì. Particolari. Quindi non dico niente su No, sta guarda, cosa, c'è che già ho scritto. detto, io già ho detto tanto sul mio gruppo, sul Sì. gruppo dove tu mi leggi frequentemente. Sì, RDA Io la Roma si ama, non si discute, certo, la pagina Facebook. purtroppo lì posso sfogarmi per bene. Qua non posso dire che secondo me il sistema calcio è un po' da rivedere, diciamo così. Però ti dico, prima ci ha scritto un amico quando stavamo in diretta con Massimo Penso, dicendo se avevamo visto la partita di Supercoppa Italiana, perché all'ultimo c'è stata una situazione, io non l'ho vista, quindi alzo le mani, il gol di prima, un istante prima del gol di Sanchez, un altro giocatore dell'Inter dentro l'area di rigore Juventina prende la palla, ma viene falciato, quindi quello, secondo la nostra amica, era rigore sacrosanto, ma in quel lasso di tempo, cioè di 1 o 2 secondi, arriva Sanchez che con il piedino destro la mette dentro, rigore su gol e gol. È possibile che Orsato si è difeso quella volta in Juve-Roma dicendo che era passato un eccessivo lasso di tempo? Domanda, ma tra il gol di Abraham annullato e poi fatto battere il rigore a Veretout, no? Io non Sì. penso che era passata mezz'ora, era sempre 2 secondi dopo. Allora, facciamo così, perché io questa cosa è vera, ed è vera perché nel regolamento è rigore su gol e gol, però andiamo indietro, molto indietro, sul gol della Juventus. Prima cosa c'è un mano di Cuadrado, È vero? quindi lì l'azione dovrebbe essere fermata. E se l'arbitro non se ne fosse accorto, c'era il VAR, Ci sta il insomma. VAR, Dai, ma se il VAR dorme, non è colpa mia. questo è vero. Quindi che tutte le critiche le portiamo, è facile criticare la Roma, Beh, vabbè, ci mette anche del suo la squadra, ci mette anche del suo, la Roma non è, è incompleta. I Friedkin stanno facendo degli sforzi enormi per completarla, perché il mercato non è finito, eh. Però scusami un attimo, a proposito di Friedkin, della proprietà. Allora, abbiamo un direttore della comunicazione che se non è stato cambiato è Maurizio Costanzo. Sì. L'addetto stampa dovrebbe essere Costanzo con un pool di giornalisti. Abbiamo Tiago Pinto che parla solo quando viene preso con le tenaglie per tirargli fuori le parole. I Friedkin non parlano, silenzio assoluto. A volte però sto silenzio dovrebbe essere rotto e la Roma dovrebbe darci almeno un comunicato stampa, perché se no il direttore della comunicazione, sia Maurizio Costanzo, un semplice anonimo, che ci sta a fare? Cioè Prima io cosa, Maurizio questo... Costanzo non sta lì per il diritto alla cosa per la È comunicazione, il ma direttore della comunicazione della S ma sta per Roma. un'altra cosa un po' più importante che si chiama stadio di proprietà. Va bene, questo ok, però la comunicazione... Non dico solo con la Eleviamo. stampa, ma anche con i tifosi ci deve essere. Questi non fiatano, non parlano, non respirano, zitti Ma, tutti. Questo ma per me sono più importanti i fatti che parole. è vero. Sono più importanti i fatti. Infatti ti dice che la Roma ha acquistato Mirtha Nice dopo un giorno, 2 giorni di mercato. E c'era gente già che protestava, ma il mercato dove sta? Ma il mercato non lo facciamo No, dopo un no, giorno di mercato. eppure il secondo acquisto è stato E il secondo acquisto cercato. l'abbiamo fatto dopo 3-4 giorni, il 6 mi pare, il 6 di gennaio. Michele, allora, Michele, sai che c'è? Perché c'è una contestazione accesa qua. La Roma sta prendendo solo gli amici degli amici. Che vuol dire? Chiedo Che vuol scusa. dire? No, perché dice, vedrete che arriveranno 3-4 giocatori portoghesi. Allora. Ah, ho capito, di George Mendes. Allora, ma se arrivano 4 giocatori portoghesi buoni, bravi, che ci fanno fare un salto, non dico eccezionale, ma un salto, e che sono tutti portoghesi, ma qual Perché è il le problema? altre società si affidano ai procuratori amici. Però scusatemi, mettiamo il caso, arrivano 4 giocatori dal Portogallo, però rendono. Ti secca che ci siano 4 portoghesi in squadra? A me no. Qual è il problema? Ecco, apposta, no, lo vorrei capire perché... vediamo Cioè, io vorrei capire una cosa, ma perché le altre società di calcio non c'hanno procuratori amici? è Cioè, certo. il Milan non c'ha Ma Lucci. poi sai che c'è? Allora, arrivassero pure 4 giocatori dal Portogallo che non sono eccezionali, ma poi ti fanno arrivare, faccio un'ipotesi adesso così, quarti, e ben vengano. Qual è il problema? Cioè,
qui alla Roma servirebbe Dybala. Come lo prendi Dybala? Con la confezione dei baci Perugina? Dybala. Come fai a prendere Dybala che costa un salasso? Ma perché? Poi, Aiuto se può permettere Zaniolo. difatti, questo è il punto. Ah, ecco, a proposito, bravo che me l'hai ricordato. Antonello da Tor Sapienza vuole sapere la storia di Dybala Zaniolo. Per me è fantascienza, è una telenovela. Fantamercato, ma chi? Oh, e un'altra persona, Luisa, si vede lontano un miglio che Zaniolo sbotta. Sì, praticamente si vede che è sempre scontento e non accetta il vincolo tattico imposto da Mourinho. Ma come Domanda. prima? Prima di tutto, prima giocavamo col 4-2-3-1 e non gli piaceva stare a destra. Poi abbiamo fatto il 3-5-2, il vincolo tattico quale sarebbe? Uno. Secondo, nell'epoca precedente, prima dell'infortunio, chiaramente, Zaniolo dove giocava? A esterno destro. Basta. Cioè, vincolo Com'è? tattico che significa? Un giocatore deve tatticamente deve stare al suo posto. Poi svariare se ha E le possibilità poi fisiche. aggiunge, non passa mai la palla ai compagni di reparto e tante volte noi non abbiamo fatto gol grazie alla sua testardaggine. È bravo, ma dovrebbe mettersi di più a disposizione della squadra. No, E quindi lo dobbiamo vendere. questo non l'ha scritto, non l'ha Ah detto. no, questo lo aggiungo io. Perché lo dobbiamo vendere? Se disciplinasse di più tatticamente sta a posto, no? O Ma non no? è che te, ma io ricordo che Zaniolo è stato fermo 2 anni. Qualcosa vorrà pure dire, no? Qualcosa vorrà dire. Adesso non è il vero Zaniolo, cioè tutti ricordiamo Zaniolo prima degli infortuni, perché poi questo è l'errore che si fa. Quel tipo di Zaniolo momentaneamente non c'è, deve ritornare e ci Ma vuole del tempo, per è forza. alti e bassi, ma è normale, come tutti i giocatori che ritornano dall'infortunio. Io ricordo che tanti e tanti e tanti e tanti anni fa un signore che si chiamava Carlo Ancelotti, tutti e due i legamenti si è fatto. Sì, è vero. E quando è tornato non era più l'Ancelotti di prima, Non ci è era più voluto. l'Ancelotti che era prima, ci è voluto 4-5 mesi per diventare E poi ha Ancelotti. dovuto cambiare modo di giocare e posizione in campo perché quello che faceva prima non l'ha potuto più fare. Ma è Poi. normale che un giocatore c'ha alti e bassi, però Zaniolo, cioè, come famo a contestare un giocatore come Oh. Zaniolo? Daniele Dalla Garbatella, è vero che lo sta per comprare Antonio Conte? Allora, Antonio Conte fa l'allenatore, non fa. Lo sta per comprare Antonio Conte. Antonio Conte lo sa che servono i soldi per Vabbè, il comprare. Tottenham non ha di questi problemi, se No, no, il vuole. Tottenham ce l'ha dei problemi. È la società più indebitata d'Inghilterra. Però i problemi si superano se ti chiami Tottenham. Se ti chiami Roma, hai 10 lire, hai 10 centesimi di debito, sembra che c'hai 10 miliardi di Io dollari di non debito, capisco no? questa cosa che il Tottenham viene, ma Cioè, vabbè, ma lo sai che c'è? Che allora dice, ti do ragione quando tu all'inizio hai messo la premessa che tante volte siamo troppo influenzati dai giornali e dai forse canali sportivi. Perché? dai siti, ma c'è. Perché sta storia di Zaniolo al Tottenham l'hanno scritta in diversi siti e l'hanno detta pure in diverse radio. Allora, se io ti dico, guarda Stefano, ho sentito a radio Vattela Pesca, senza fare il nome, che Zaniolo potrebbe andare al Tottenham, tu mi rispondi, no, guarda Roberto, per quello che noi abbiamo, a meno che non succede qualcosa di trascendentale, Zaniolo è della Roma, col Tottenham non ci sono spiragli. Questa è una buona risposta e una buona premessa, ma se io ti dico, ah, abbiamo perso Zaniolo perché ormai andrà al Tottenham, tu che continui a difendere questo giocatore, ma che stai dicendo? Ma non devi dire questo, perché purtroppo accade questo. Non sto Allora, ecco difendendo dove sta Zaniolo. poi la distorsione dell'informazione. Noi che cosa diciamo? Certi hanno detto questo, però se non ci sono prove vere, perché se stasera sentiamo che c'è una trattativa ufficiale, allora lì ragioniamo differentemente. Ma non c'è trattativa perché non c'è stata ufficialità di una trattativa. Anche Esatto. perché la Roma non parla proprio. Cioè, ecco, bravo. La Roma non parla. Come le vengono a sapere queste cose? Cioè, io Ma tante non volte. ci stanno perché tendono a destabilizzare l'ambiente, che è già destabilizzato di suo, secondo me. Quindi io Non lo non so. ce l'ho sta cosa del Rimango Zaniolo. interdetto, carissimo Stefano Mazzoli, perché a volte sento delle Come su stupidaggini. Pellegrini, hanno già pagato la clausola a Pellegrini. Ma che sarà di? Ma chi Mazzoli e De Ma se Angelis Pellegrini l'hanno voleva pagata? rimanere qua, vuole rimanere qua, ma perché?
No, Per quale no, perché motivo? Pellegrini si capisce che se ne vuole andare via. Da che cosa si Ma capisce? te che sei dal sopracciglio, da che so No, capisci? perdonatemi, perché a volte posso essere limitato pure io, ma non è che io sono il Vangelo del calcio. No, non lo Però io so. vorrei capire, perché qui mi ha scritto sempre Luisa, si capisce lui che Pellegrini alla Roma non ci vuole più stare. Vabbè. Pellegrini. Da che cosa? Allora, se mi scrivete Ma pure da che se cosa. Olivera, ma un principio, se Olivera è venuto a Roma perché pure Pellegrini ci ha messo lo zampino, ma secondo voi Pellegrini vorrà rimanere a Roma, no? Certo. Perché se voi sapete, perché uno, io mi ricordo che quest'estate, l'altra estate, c'è stata Porto Roma, stranamente il signor Sergio Olivera ha Sì. chiesto l'amicizia su Instagram, poi io non so come si fa, vabbè. Sì. E ogni volta metteva il like. E Pellegrini e Olivera, secondo un parere logico, non si sono parlati mai? Io penso che sì, eh? Penso proprio di sì, che dici? Ma Poi perché chiaramente Pellegrini non è vuole che andare c'è via? Cioè, solo io questo che non. Non è che c'è solo la volontà dei due giocatori, ci sono di mezzo anche le due società che hanno trovato l'accordo e via discorrendo. Però. Io voglio capire, ma uno vorrei capire se uno è contento o no che è arrivato Olivera. Io sono contento che è arrivato Sergio Olivera. Come no? Io sono contento Uno che di ha tutti e fatto due. 24, uno che ha fatto 24 partite in Champions League, che c'è una mentalità vincente, è già un primo tassello per acquisire una mentalità che noi a volte non ci abbiamo. Luigi da Torpignattara, noi avremo la svolta se riusciamo a piazzare a prezzo elevato di vero valore Pellegrini e Zaniolo, perché senza loro due sarebbe una Roma più fluida con migliori campioni. Oddio, ogni pensiero è rispettabile, per carità, però dire che Pellegrini e Zaniolo sono in questo momento la negatività della Roma. È come quando dicevamo che Totti e De Rossi devono andare via. E Ma perché si diceva? penso che sì. Sì, Ah, eh. no, no, Totti deve andare Ma via, sì, perché è è vero, è male. vero, è vero, è vero. Cioè. Senza Totti così to possiamo comprare in centravanti. Ma che significa? Allora noi Totti. cediamo, che ne so, Pellegrini e Zaniolo, prendiamo Maradona e Pelé, per dirne due, presi così dalla storia del calcio, e la Roma vincerà tutto, ma non esiste. Non Perché esiste nell'antico, cioè, tu. non Oh. esiste. Ma perché a Roma andiamo appresso a tante correnti d'aria? Io questo che vorrei capire. Ma prima cosa, io non vado appresso a nessuna corrente No, no, d'aria. no, no, inteso in senso generale, non soggettivo, eh. Perché so i stessi siti, certe radio che destabilizzano. Oh, ti dico per esempio una curiosità: a Bergamo dopo l'1-4, ricordo Atalanta 1, Roma 4, quindi sta squadra non è così negativa come si racconta in giro, tra parentesi. Io non dico che non è No, ma negativo, i no, tifosi dell'Atalanta cosa hanno fatto? Hanno fatto quadrato intorno alla società di Percassi. Hanno detto, purché sia l'ultima scivolata, ma siamo tutti con voi. Qui invece basta un rovescio purtroppo clamoroso contro la Juventus, perché lì non possiamo fiatare, che ognuno prende una strada, uno un'altra, va via quello, va via quell'altro, no, deve essere cambiato quello, no, è perché bollito tutte le volte Mourinho. che perdiamo sarà così. Ma perché? Solo qui a Roma? Possibile? Perché purtroppo noi non usciremo mai fuori dal raccordo, noi siamo così. Cioè, boh, sinceramente parlando, Perché no, oh. ti dico la verità, perché bisogna dire la verità tutta quanta. Perché quando è arrivato Mourinho, tutti quanti pensavamo, Tutti, tutti, io sì. no, io spero, io penso che no perché sono forse l'unico, che avevamo già vinto lo scudetto, saremmo arrivati quarti. Io prego, prego. Tutti i giorni di riascoltare bene quello che dice Mourinho. Mourinho disse: la Roma non è da primato, Ci vorranno un progetto di 3 anni, per cui la Roma vedremo non dove è da potremo quarto arrivare. posto. La Roma dovrà lavorare, faticare Ti scrive per costruire. Raffaella, però sognare non è un reato. No, Signora, per l'amor di Dio, ma io non per voglio carità. sognare. Cioè, pure io ho Io non voglio far sognato, sogno. pure io la sera che ha annunciato Mourinho ho detto qui vinciamo la Conference, lo scudetto e la Coppa Italia. Io non ho mai detto una cosa del genere, io non lo dirò mai. Poi dopo Perché i so. fatti sono diversi, però, Perché bisogna essere realisti. La realtà delle cose è un'altra. La realtà delle cose dice che la Roma è in costruzione. Oh, Marco, tutta Juventus che ci segue sempre, sono anni, perché non ammettete la superiorità della Juventus contro la Roma? Dove l'hai vista? Perché non è superiore alla Roma. Se fosse stata superiore, zitti e Mosca, perché per carità. Perché non è superiore alla Roma, non lo sarà mai.
quest'anno, La ma manco Juve, nei prossimi anni, no, perché visto che. c'era la Juve di Capello e di Trapattoni che tante Ma c'era la volte. Juve de Conte, c'era la Juve de Cioè, Conte. sinceramente, mo, detto a Marco, se questa è la squadra che secondo te è la squadra fondamentale del calcio italiano, questa di oggi, questa Juventus, è mediocre, insufficiente. No. Poi se la Roma fa i regali alla Juventus, regali nel senso di sviste. Famo così, se il primo tempo l'arbitro era molto più attento, c'è stato rigore per la Roma, perché il braccio del signor De Ligt Sì, non è a sì, sì. norma. No, non è assolutamente a norma, è vero. Quindi facciamo un giochino, facciamo Però così. se ci sono stati poi 12 minuti di appannamento totale, 12 avevi. minuti di 7 minuti di follia, te lo dico io. Allora ci meritiamo di aver perso. Però non dirò mai che la Juve è superiore alla Roma, perché non lo è. No, assolutamente. Si è visto, difatti, poi nella gara di Supercoppa che tutta sta superiorità dove stava? Se no la Juve era prima classifica, mi pare che non lo è prima classifica. Poi è chiaro che fa male, mi scrive Marco, perdere un titolo al 120esimo e non andare ai rigori. Questo brucia, avrebbe bruciato pure a noi se fosse stata la Roma. Vabbè, a tutti bruciava, non è che. Però questa Juve non è la Juve degli anni precedenti, assolutamente. Ma per me la Juve è molto molto inferiore. Ma per me, a me piaceva moltissimo la Juve de Conte, aggressiva, sempre sul Sì, portatore di sì, sì. palla. Ma questa Juve no. No, assolutamente. Tornando a noi alla Roma, allora c'è Roma Cagliari. Sulla carta, in teoria, è una partita facile che dovrebbe, insomma, andare via. Però il Cagliari adesso è ripresa. Era fanalino di coda, invece piano piano si sta ricostruendo. Quindi ben venga pure, perché esistono pure gli avversari, questa rinascita. La Roma fermerà questa rinascita del Cagliari perché io non temo il Cagliari, temo la Roma. Sembra strano, ma io temo Questo la Roma. io temo più a Roma che a Cagliari. Perché il Cagliari potrebbe pure indovinare la partita della vita, per carità, ci può stare. Anche perché domenica ci mancheranno tutti e due i centrali, Smalling soprattutto, non Ibanez in questo momento. Io, cioè, temo proprio La quello. Roma giocherà con Bulla e Mancini, penso che siano due dei loro centrali, mancherà anche Cristante, quindi esordirà Sergio Oliveira. Io non so che pensare, cioè, la partita si deve Però svolgere. rientra Zaniolo. Oh, ma dall'altra parte hanno Joao Pedro, questo lo scrive Raffaello, ho capito? Joao Ma Pedro noi siamo Mancini. non è Gigi Riva, insomma, è un buon giocatore, per carità. Dice, ma è giusto naturalizzarlo italiano? Secondo me no, assolutamente, ma non perché sono razzista, perché non c'ha nulla a che spartire con l'Italia. Poi. Perché ce l'ha? Perché c'ha l'Italia c'ha Scamacca, perché sta andando benissimo, c'ha Raspadori, ma perché? No, invece lo fanno naturalizziamo italiano, lo portiamo. Ah, già sono sicuri che lo portano in nazionale di Mancini. Vabbè, oh, tutto può Attenti, succedere. non so io che dico. No, poi all'epoca che tu non eri nato, da me c'erano Amrin, Sormani, Altafini, tutti questi oriundi, no? Però erano oriundi reali. João Pedro forse avrà il trisavolo italiano, non lo so io. Non conosco l'albero genealogico di João Pedro. Ma João Pedro è come Neanche Jorginho, ma che cosa hanno di naturalizzazione italiana? Scusatemi, poi. io. Non lo so, No, non lo poi so. ecco, dopo comincia già il primo mentecatto, che è Filippo, che mi dice che sono razzista, eccolo qua. E vabbè, succede, non sono razzista assolutamente, anche perché in Non squadra hai con detto me. niente di razzismo, hai detto No, che non si no. sta bene, João Pedro in Italia. No, ma Basta. preciso al signor Filippo che nella mia squadra di lavoro, che non è questo il mio lavoro, purtroppo, o per fortuna non lo so. Ho due ragazzi di colore, che sono molto simpatici, parlano più romanaccio di me, d'altro po' sono più romanisti di me, di te messi insieme, e perché hanno solo un colore della pelle diversa, io li devo odiare? No, non esiste, no. Non esiste assolutamente. Quindi io dico solo che João Pedro e Jorginho di italiano non hanno nulla. Che Ma cosa c'è di. manco Ibanez deve andare in nazionale. Ce l'abbiamo, basta. Cioè, perché sta Punto. storia delle naturalizzazioni a tutti i costi? Perché probabilmente ti mancano giocatori che ti fanno fare il salto di qualità e tu vai a cercare qua e là in giro. Succede questo. La partita Roma-Cagliari, come se la sente l'osservatore Mazzoli? Io ho detto già, Cagliari è pericoloso, ma io ho proprio più da Roma. Più della Roma, cioè, quindi temiamo tutti la nostra squadra più che gli avversari. Non è che teniamo, dopo la partita che abbiamo fatto, penso che la squadra deve chiedere prima scusa ai tifosi,
poi fa il suo. Oh, ma cioè, però, perché per esempio con l'Atalanta è fatta 1-4, l'abbiamo dominata Ma l'Atalanta. Lucio, ogni partita fa storia a sé, ogni partita è differente, ogni annata è differente. Eppure all'Atalanta abbiamo dato certi schiaffoni, cioè abbiamo tenuto il campo per 90 e passa minuti, Ma questi non non li abbiamo significa niente. polverizzati. Allora, da una squadra che mi polverizza l'Atalanta, io non voglio Significa vedere la niente. figuraccia che ha fatto contro la Juventus. Ne Non è avrò una pure figuraccia, la Roma ha giocato 70 minuti. il. Noi Ho capito, ma la calcoliamo solo partita dura. L'hai detto te prima, la partita dura Dura 95, 95 95. minuti, la Roma 70 minuti l'ha fatti bene, 7 l'ha fatti male, però abbiamo avuto la possibilità di raddrizzare la partita, non ci siamo riusciti, quindi Ma poi, mea ecco, culpa. un'altra domanda, perché qui me l'hanno chiesto e questa la penso molto sensata. Come marcano i giocatori della Roma? Perché è vero che si gioca a zona, ma la zona non dice che devi lasciare libero Sul l'avversario. calcio d'angoli? No, pure il gol di De Sciglio, no? De Sciglio sembrava Il gol di De diventato. Sciglio è stata un'azione, non sbaglio, punto. Non è che devi marcare uomo in tutte le Ho zone. capito, ma De Sciglio praticamente entra in area, c'ha quattro intorno che gli lasciano 1 metro di distanza. Sarà pure scarso De Sciglio, però è un professionista Serie A che sa tirare in porta, eh. Cioè, quelli sono errori che si pagano. Si pagano, infatti abbiamo perso. Però non si marca uomo sui calci piazzati. Non è che tu marchi l'uomo. Sempre, a seconda dove sta l'uomo, cerchi di marcarlo, quello sì. Certo. Vediamo un po' che cosa Ma io non succederà. sono un tecnico, io non sono un tecnico, io cerco di vederla. Io l'ho rivista la partita, io l'ho rivista 2 volte la partita, anche perché mi hanno costretto quasi a rivederla i tifosi del gruppo, e quindi l'ho rivista. E so che la Roma per 70 minuti ha giocato bene. Il problema è stato quel blocco psicologico che ci ha avuto quei 7 minuti. Ah, domanda, ecco, perché poi andiamo verso la conclusione, ma è un blocco psicologico o fisico o tecnico-tattico? Che cos'è? È un blocco psicologico. Sei sicuro? Sì, perché la Roma, tutte le partite che ha perso, la Roma fino al 95esimo ha giocato. Ha giocato, sì, però. Anche se quando abbiamo perso, poi lasciamo un sacco come abbiamo perso, in che modo abbiamo perso, perché io le partite perse per me sono quelle col Verona, quelle con l'Inter Col e Venezia basta. pure, magari. Col Venezia, no, col Venezia, no, col Venezia, no, E vabbè, col Venezia ci abbiamo perso, che col dobbiamo fare? Venezia, se rifiamo la partita 70 volte, la vinciamo Sì, e poi 69. se arbitro e VAR fossero attenti alle ripartenze, quel Ma giocatore lo era in stesso fuorigioco, arbitro che dai. ha arbitrato il Venezia stava al VAR a Milan-Roma. E Ecco, ci siamo detti tutto. basta così perché io non posso No, andare no, avanti. e Sarebbe. soprattutto non alimentiamo la cultura del sospetto perché non Io non abbiamo ho prove. nessun No, 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 sospetto. aspetta, non Io. abbiamo prove, però dire che non sono all'altezza della situazione è vero, perché Ma io poi. l'ho detto anche al mio gruppo, io mi Oh, assumo la responsabilità sì, però non di dire. puoi definire un complotto quando poi non hai le No, prove non al ho detto che microfono nessun acceso per complotto. poterlo dire, no? Non ho detto che Allora, nessun che complotto. sei arbitri, non uno, sei. Dopo le nefandezze che commettono nelle partite in cui gioca la Roma, vengono sospesi o mandati in Serie B. La Roma, che ci fate di queste situazioni? Nulla, perché non è che sospendono l'arbitro e dice, oh, ripetete la partita perché questo. Tanto ormai il danno l'hanno Il fatto. danno l'hanno fatto. E soprattutto, oltre questi incapaci sul campo, ci L'ho sono detto quelli che io. una settimana prima. Basta che Pellegrini agita un pochetto di più qualcosa, cartellino rosso. Se c'è la partita contro l'Inter, si agita quell'altro, altro cartellino giallo, era in diffida, salta la partita. Cioè, sono tutte situazioni, combinazioni casuali. Però, guarda caso, l'obiettivo è sempre la Roma. Ma sta Roma dà così fastidio, ma perché? La Roma dà fastidio perché sta in crescita esponenziale a livello economico, a livello di presidente, a livello di capacità manageriali. A Roma c'è un presidente che si chiama Dan Friedkin, che prima di tutto la Roma non è di Dan Friedkin, ma del gruppo Friedkin, è Sì, un'altra esatto, cosa. ecco, bravo. È un'altra cosa. Seconda cosa, c'è un direttore generale che si chiama Tiago Pinto, che tutti dicono che sia uno stupidottolo, ma non penso No, proprio. no, 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 magari che forse
non è così esperto di calcio, forse, Ma forse. forse anche c'è gente che con cui si è contorniato Però come segno. è uno che gli fumano Di gli calcio ne attributi. bazzica tanto. Sì, è vero. E prima cosa abbiamo un allenatore che si chiama José Mourinho che dà un po' fastidio. Rossella mi scrive che era meglio al fianco di Mourinho Sabatini. Grazie, se c'avevo il cappello me lo toglievo. Vabbè. Sì, però lo stesso i tifosi dovrebbero dire quando contestavano Sabatini che si piava la stick. Vero, vero. A noi non sta bene mai niente, a noi in A generale, noi purtroppo abbiamo un piccolo problema, che siamo tutti direttori tecnici, direttori eh. sportivi, Allenatori, allenatori, allenatori sul campo, tutto. allenatori sul campo. Io faccio il semplice tifoso, io cerco solamente di fare un commento, per me è logico, per altri non lo so se è logico o no, però per me è logico. Sì, certo, e ognuno ha il proprio modo di No, pensiero, però e il ognuno ha proprio il modo di modo di. pensare, no, ci mancherebbe C'è la altro. propria opinione. Io rispetto molto quello che dice Massimo Penso, quello che dice Virgilio Virgi, o quello che dice Bellucci, o quello che dice Gloria Vaida, o quello che dice anche altre persone. Sì, Però io ho la mia opinione. ma è bello così perché ognuno ha la sua opinione di uno stesso problema, di una stessa situazione, e più punti di vista fanno bene per poter ragionare più obiettivamente. Perché se tutti la pensassimo nello stesso modo, saremmo delle sterili fotocopie umane. Questo al di Solo fuori pure del io calcio, seguo molto quello che dice il signor Mourinho. sì. È lui l'allenatore e lui dà delle Non direttive. possiamo tutti l'anni cambiare allenatore. Non si può. Bisogna dirci. Filippo, era meglio Eusebio Di Francesco, ma 10 milioni di volte in più. Ah, vabbè. Però Di Francesco poi ha avuto Se una a Mourinho gli situazione. dai la stessa squadra di Francesco, Mourinho Io avrebbe penso vinto la che, Champions ecco, League. bravo, dagli la stessa squadra, probabilmente qualche titolo in più ci sarebbe stato, eh. Magari Perché Di Mourinho a Francesco. centrocampo poi ci avrebbe avuto Nainggolan, Sì. Strootman, Diciamo che Di Paredes. Francesco ha pagato pure la sua poca esperienza di aver allenato grandi squadre, ci mancherebbe altro. Francesco è quello che è stato esonerato più volte tutti in Italia negli ultimi anni, È quindi. vero. Roma ha due allenatori che ormai vivono di glorie passate e si chiamano Mourinho e Sarri. Vabbè, sì. E Mourinho e. Sarri, parla della città di Roma, non della Roma, Per l'amor di Dio, eh. Io poi, ognuno è ecco, libero. allora. Io Sarri. ricordo però, io ricordo una cosa però, le stesse parole me le dovete dire quando Mourinho se ne andrà da Roma e la Roma ci avrà qualche titolo in più. Perché Sì, aspettiamo di fatti. Siamo lì alla finestra a io. guardare. Poi non entro in discussione con allenatori di altre squadre. Io so che Mourinho c'ha un curriculum che non è che. Buono, buono, positivo, costruttivo soprattutto, no? No, c'ha 25 titoli. Nel mondo lo sono 7 Ma allenatori. molte Prima è persone Ferguson. scrivono che sono titoli del passato, non titoli attuali, però cioè, la storia fa l'allenatore buono, perché se Mourinho non avesse vinto nulla, oggi mi sento Stefano che mi dice Mourinho è un ottimo allenatore, ti direi, vabbè, sta nella media, ma uno che ha vinto 25 titoli, trofei, coppe, quello che volete voi, forse qualcosa ci capirà pure. E ha vinto col Porto la Coppa Campioni. È vero. È vero, e a sorpresa, la prima A volta a sorpresa, sorpresa. nessuno gli aveva dato un soldo di fiducia, ancora me lo ricordo. Però E poi, noi qualsiasi ripeto, allenatore non va bene. Io allora io potevo. faccio io una domanda a loro. Ma chi volete come allenatore, fratelli miei? Bravo. E soprattutto io potevo criticare aspramente Mourinho se, avendo avuto la stessa formazione che aveva avuto a disposizione di Francesco, stava a dodicesimo in No, ma classifica, io chiaro, no? vorrei sapere chi volete. Tanto chi arriva, non sta bene Vabbè, ma nessuno. qui è Roma, ragazzo mio, è Roma. Arriva Tuchel e secondo Parliamoci me. chiaro, dico al volo questa, perché poi andiamo sulla chiusura ristretta. Inter e Milan si scambiano i giocatori, ok. Torino e Juventus si scambiano i giocatori. Altre due squadre della Sicilia, che erano Palermo e Catania o Palermo e Messina, si scambiavano i giocatori. Sì, c'era un po' di rumor, ma finiva lì. Se qui a Roma uno va dalla Roma alla Lazio o dalla Lazio alla Roma, succede un putiferio. Solo qui succede. Solo qui, perché a È una cosa volte illogica, non. anche gli scambi reciproci possono servire tranquillamente. Tu guarda Çalhanoğlu dal Milan all'Inter, sì, un po' di mugugni i primi 2 giorni, ma poi i milanisti lo hanno dimenticato, lui si è scordato del Milan, si va avanti. Ma noi purtroppo
perché viene in maniera, non capiscono che per esempio il calcio mercato è fatto di acquisti e cessioni. La Roma, fino a questo momento, non ha, fino a questo momento, la Roma, la proprietà Fitchi, non ha ceduto nessuno de grosso. È vero. De grosso. Se state, io faccio un esempio, non mi prendete tutto quanto, la Roma dovrà cedere uno tra o Veretout o Ibanez. Per forza, sì. Che facciamo?